Or dunque, allora, ero rimasto sempre nell'analisi, addirittura nell'analisi della Costituzione italiana, sempre all'articolo 3, che essendo abbastanza lungo e complesso, almeno per me, richiedeva un'attenta analisi di tutti i termini, di tutti i significati impliciti ed espliciti tutto il capoverso, diciamo. Ero rimasto esattamente, no, a questa frase, no? È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, no? Frase lunga e complessa, no? Che costituisce la seconda parte dell'articolo terzo e che richiede un'analisi piuttosto attenta, perché qua vengono dette tantissime cose, cioè vengono implicate tantissime cose in poche frasi, no? Cioè, appunto, gli ostacoli, cioè, quanti sono gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana? Anche perché il pieno sviluppo della persona umana, ero rimasto proprio al significato di questo termine, pieno sviluppo della persona umana, è dire tutto e dire niente, cioè implica tutta una sfera di cose che sono innumerevoli, no? Perché la persona umana è quanto di più complesso esiste in natura. No? Cioè, noi pensiamo a quanto può essere complessa una persona, tutta la sua storia, tutti gli eventi che hanno caratterizzato la sua esistenza, tutti i rapporti che ha con ciò che lo circonda, le altre persone, il mondo che lo circonda, tutti i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue reazioni all'ambiente esterno e tutte le sue aspirazioni, i suoi bisogni, i suoi desideri, cioè implica una quantità enorme di cose, enorme. Il benessere di una persona, benessere fisico, cioè benessere della salute, benessere psichico, cioè benessere della sua mente, benessere dei suoi rapporti con gli altri, no? Perché ovviamente uno non gli basta avere la salute fisica e la salute mentale, ma anche la salute dei rapporti sociali, cioè il fatto di essere circondato da persone con cui ha un buon rapporto, avere delle persone con cui ha un rapporto affettivo e comunque un ambiente sociale sereno, cioè che non ci siano delinquenti, stupratori, violenti, individui loschi, svitati che gli avvelenano l'esistenza. Cioè, se noi pensiamo il pieno sviluppo della persona umana, cioè, no, non è mica una cosa, è poco, no? Cioè, uno direbbe, quindi questo articolo terzo, forse avrebbe avuto bisogno di essere meglio definito, perché il pieno sviluppo della persona umana è mica uno scherzo. E quindi il fatto che poi lo Stato si faccia carico di questo pieno sviluppo della persona umana non è mica cosa da poco, cioè nel senso, allora lo Stato, noi come individui, no? Come collettività di individui ci assumiamo la responsabilità del pieno sviluppo di tutti gli altri cittadini. E insomma, non è, cioè, io ho la responsabilità di tutti, del pieno sviluppo della persona umana, dei miei concittadini, e del pari, e la comunità dei concittadini ha la responsabilità del pieno sviluppo di me come persona umana. Che allora io parecchio da dire, cioè, se penso a tutte le volte che mi sono sentito abbandonato dallo Stato, dalla collettività, compreso in tutte le disgrazie della mia vita, no? Cioè, penso io alle persone che mi sono state vicine, che siamo stati letteralmente abbandonati. Adesso io non
non posso stare qui a descrivere gli eventi particolari, no? Cioè, se penso, anche perché dover parlare di disgrazie familiari così, come se niente fosse, però di fatto lì ci sarebbero tantissime cose da discutere. Quanto lo Stato poi è in grado di assumersi la responsabilità del pieno sviluppo della persona umana. Cioè, noi pensiamo per esempio a fatti, problemi come l'alcolismo e la droga, no? E che non sono anch'essi in fin dei conti fra gli ostacoli di ordine, magari non economico, ma sociale e anche in fin dei conti personale, che limitano di fatto la libertà di uguaglianza dei cittadini. Cioè, forse è come dire, limitativo dire rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Cosa si intende per, vabbè, gli ostacoli di ordine economico, ok, abbiamo capito quali sono, ma quelli di tipo sociale, cioè per esempio il fatto di avere una famiglia disfunzionale, che certamente è una delle cause della droga e dell'alcolismo, no? Che poi a sua volta droga e alcolismo sono causa di famiglie disfunzionali, però possono esserci anche problemi personali, no? Cioè ci sono anche ostacoli personali, per esempio dovuto al fatto che per esempio ci sono delle persone invalide, no? E lì l'ostacolo, se uno non ha l'uso delle gambe, lì l'ostacolo che crea un'ineguaglianza non è né di ordine economico e neanche propriamente di ordine sociale, a meno che appunto non ci sia l'incomprensione, l'incapacità di capire le difficoltà di una persona da parte appunto della società, di capire le difficoltà di uno che non ha l'uso delle gambe. Quindi uno potrebbe dire: Stiamo un po' troppo sul vago, siamo troppo sul vago, questo, gli ostacoli di ordine economico e sociale. Forse sarebbe meglio questo articolo definirlo meglio, ecco, adeguarlo ai tempi, perché nel frattempo forse abbiamo una maggiore consapevolezza della complessità dei problemi che richiederebbe anche un'enunciazione di questo articolo un po' più complessa. Poi c'è un'altra cosa, dopo sviluppo della persona umana, no, che appunto significa tantissime cose, che è appunto la realizzazione della persona umana in tutti i suoi aspetti, cioè fisico, psichico, mentale, culturale, sociale, lavorativo, spirituale anche, insomma, il fatto che uno abbia bisogno abbia determinate esigenze spirituali, ha bisogno di realizzarle in un modo specifico per lui, cioè, è estremamente complesso, no? Cioè, poi l'effettiva partecipazione, il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questa frase io la trovo discutibile, cioè non l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, bisognerebbe dire, ma l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, non di tutti i lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Perché allora, innanzitutto con questo termine, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, escludiamo tutti i disoccupati. I disoccupati evidentemente non hanno diritto a nessuna effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Cioè non solo disoccupati, ma anche esclusi completamente di ogni partecipazione. Ad ogni partecipazione. Non, ininfluenti, non hanno nessun peso. E così come i disoccupati. E tutti gli studenti, cioè chi non ha ancora un'attività lavorativa, ma ci sono giovani adulti che sono ancora studenti, non hanno un lavoro,
no? Soprattutto gli studenti non hanno un lavoro, magari hanno anche cercato un lavoro da fare nei fine settimana, però non ci sono riusciti, o magari in ogni caso un lavoro estremamente precario, saltuario, magari vanno a fare il pizzaiolo, a fare i pizzaioli nella pizzeria, sui colli, cioè io ne conosco tanti di persone che vanno a fare i pizzaioli qua sui colli uganei nei fine settimana, anche tanti miei colleghi. Cioè, è tanto per arrotondare lo stipendio, ma quello non si possono definire lavoratori a tempo pieno, sono persone che hanno, cioè tanti studenti che hanno così un lavoro part-time, per poter sbarcare lunario, per poter arrotondare, per poter pagare le tasse universitarie. Ecco, e poi allora disoccupati, studenti e poi pensionati, anche i pensionati non sono lavoratori, hanno smesso di lavorare, sono ex lavoratori. Quindi quel termine lavoratori è già una discriminazione in sé. Allora, cioè, perché, scusate, pensionati, allora uno è pensionato, vabbè, non lavora più, ma deve decadere qualche suo diritto? Per il fatto di non essere più, cioè, pensionato è il vecchio rincoglionito che non serve più a nessuno, di conseguenza non ha il diritto all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Non l'ho mica capito. Quest'ultima frase è discriminatoria, è sbagliata, come la prima che dice che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, che non significa niente. Questo invece significa una discriminazione. Quindi questa frase andrebbe cambiata. Andrebbe cambiata da effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, sostituita effettiva partecipazione di tutti i cittadini, comprendendo disoccupati, studenti, pensionati o altre persone che per altri motivi non sono, cioè per esempio persone invalide, cioè, che magari non hanno un lavoro, non possono lavorare e non si è stati capaci di trovare un'occupazione e che comunque hanno anche loro i loro diritti, insomma. Cioè, anche queste sono inuguaglianze. Quindi vediamo che l'articolo terzo ha dei lati ambigui, e dei lati che andrebbero chiariti, cioè meglio definiti, e addirittura abbiamo trovato un lato sbagliato, una frase espressa in modo sbagliato, contraddittorio, che da un lato affermi la parità di tutti i cittadini e dall'altra poi fai una discriminazione. Allora, finito l'articolo terzo. Siamo già messi bene, ma l'articolo quarto, adesso attenzione, l'articolo quarto è una grossissima fregatura. Cioè, no, non una fregatura, una grossissima presa in giro. Vediamo. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Che presa per il culo! Ecco, cioè qua veramente, cioè, bisogna farsi le sganasciate, no? Cioè, già l'articolo 4, i principi fondamentali, ti viene detto che tutti noi cittadini italiani abbiamo diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ma dove? Ma quando? Ma chi? Com'è che la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto? In che modo la Repubblica ha aiutato me a trovare un lavoro? Io ho trovato un lavoro fisso a 38 anni. Dopo essermi laureato in filosofia, non ho trovato niente che fosse lontano, neanche un posto come bibliotecario, neanche, niente che fosse anche solo lontanamente adatto
al mio titolo di studio, neanche qualcosa che avesse a che fare con le scartoffie, con l'amministrazione, no? Ho dovuto fare l'operaio metalmeccanico, ma a 38 anni d'età. E ho potuto cominciare a dare i miei regolari contributi pensionistici a un'età tale che mi toccherà andare in pensione a 67 anni. Allora, cioè, io dico, sotto questo, io mi cito come esempio, ma ci sono innumerevoli esempi, no? Cioè, tutti quei giovani che a partire dalla fine degli anni Ottanta, quando sono finiti gli anni delle vacche grasse, no? E la disoccupazione ha cominciato a dilagare, no? Oggi magari si dice, no, ma il lavoro si trova, sì, ma che razza di lavoro è? Un contratto di 6 mesi, poi devi andartene oppure te ne rinnovano per altri 6 mesi perché vogliono stare attenti a non doverti accollarsi uno a tempo indeterminato e dopo altri 6 mesi, altri 6 mesi, altri 6 mesi, lavori precari, lavori di merda, lavori mal pagati, mentre i diritti dei lavoratori, come dire, scadono sempre di più perché no, io ho visto insomma in fabbrica, ma anche da quello che mi dicono gli altri, cioè i diritti del lavoratore faticosamente conquistati negli anni, nei decenni precedenti, quando io ero un bambino, negli anni 60, 70, adesso invece pian piano sta tornando indietro, no? Prima ha cominciato, beh, penso che si sia cominciato ancora prima della Fornero. La Fornero è l'esempio più eclatante, no? Il braccio destro dell'ineffabile Mari e Monti. Io lo chiamo Mari e Monti perché quando è salito al potere sembrava che dovesse riparare tutto, invece, no? Ma quello è un discorso a parte, no? Per dire. Promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Sotto questo punto di vista, la Repubblica è un fallimento totale. Perché se noi pensiamo, per esempio, ai discorsi dei politici, se l'articolo 4 dice che la Repubblica, cioè, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, allora diciamo, fra i primissimi obiettivi dei politici, di tutti i loro discorsi, tutte le loro azioni politiche, dovrebbe esserci proprio l'assicurare a tutti i diritti, a tutti i cittadini il diritto al lavoro, cioè far sì che i giovani trovino lavoro, non siano costretti a emigrare all'estero. No? E che tutti i cittadini possano, cioè poter far sì che poi i giovani possano trovare un lavoro adeguato al loro corso di studi e se no, se proprio non è possibile, che possano trovare un lavoro stabile, ben pagato e che, cioè, che sia, abbia delle condizioni, insomma, abbastanza sicure, non semplicemente dal punto di vista della sicurezza fisica, ma anche della sicurezza economica e dell'ambiente di lavoro, tutto quanto, insomma, dovrebbe essere fra i primi obiettivi. Noi invece vediamo che i politici, diritto al lavoro, quando è che ne parlano? Del problema dei giovani di trovare lavoro, del precariato, della qualità del lavoro, appunto. Ecco, quando è che ne parlano? Sì, ogni tanto forse magari qualcuno ne parla, ma cioè noi vediamo che quando apri telegiornale, senti parlare dei politici, no? Che sembra che il massimo interesse dei telegiornali sia quello di parlare dei politici, no? Non dei problemi sociali, dei problemi dello Stato, dei problemi dei cittadini, no? E degli eventi effettivi, cioè cronaca nera e cronaca politica e basta. Uno dice: ma davvero il mondo deve essere visto secondo questi canoni? Cioè, davvero il telegiornale ci deve informare del mondo esterno secondo solo queste direttive?
nel mondo fuori esiste veramente solo questo, succede solo questo. Cronaca nera e discussioni politiche, cioè c'è qualcosa che non va, la realtà è più complessa, no? No? E noi vediamo che sotto questo punto di vista c'è una schizofrenia enorme. L'articolo 4 ci dice che e noi per primi dovremmo allora occuparcene, parlare del diritto al lavoro noi come cittadini. E qui purtroppo devo chiudere, arrivederci.